Ora vediamo il significato fisico intuitivo del momento angolare. Nel video precedente abbiamo visto come si mette in rotazione l'apparecchio con l'asta attraverso la forza che tira lo spago. Questo apparecchio si mette a girare sempre più veloce, di moto circolare uniformemente accelerato, quindi aumenta progressivamente la sua velocità angolare sotto l'azione di questo momento torcente, che produce l'accelerazione angolare, cioè produce un costante aumento di velocità angolare. La velocità angolare omega è un vettore diretto verso l'alto perché l'oggetto gira in senso antiorario e questa velocità angolare diventa sempre più grande. Comunque, quando abbiamo un corpo rigido in rotazione, sappiamo che il suo momento angolare è un vettore rivolto come la velocità angolare, quindi in questo caso l'oggetto ruota in senso antiorario, il momento angolare è rivolto in alto e vale il momento di inerzia I per la velocità angolare. Sappiamo che questa formula la ricaviamo per analogia con quella della quantità di moto lineare. M diventa I e la velocità V diventa omega. Allora, il significato fisico intuitivo del momento angolare, anche questo lo ricaviamo dal significato fisico intuitivo della quantità di moto. La quantità di moto in pratica è la massa in movimento. Infatti, lo dice anche la parola, quantità di moto. Per esempio, una grande quantità di moto ce l'abbiamo quando un oggetto di grande massa, immaginiamo un carrello molto pesante, si muove a grande velocità. Quindi, in pratica, è quanta massa cammina diciamo a grande velocità. Allo stesso modo, un grande momento angolare si ha quando abbiamo una grande massa che ruota a grande velocità angolare. Dunque, quantità di moto, massa che si muove di moto lineare, momento angolare è una massa, un sistema, un corpo rigido che si muove con una certa velocità angolare, cioè si muove ruotando. E questo momento angolare è grande quando la rotazione è molto veloce. Quindi immaginiamo un oggetto in velocissima rotazione e un oggetto che deve avere anche un grande momento di inerzia. Io qui ho scritto massa puntini puntini, perché il momento di inerzia è dato anche dalla massa. Per esempio, se noi mettiamo questi due dischi, anziché da 100 grammi, li mettiamo da 200 grammi o da 300 grammi, allora la massa del sistema rotante aumenta e di conseguenza aumenta il suo momento di inerzia. Ma il momento di inerzia non dipende soltanto dalla massa, dipende anche dalla distribuzione di queste masse, cioè lasciando 100 grammi ma allontanando tra loro i due dischi abbiamo un momento di inerzia maggiore. Dunque, in conclusione, il momento angolare lo possiamo definire come la quantità di massa, ma non solo, anche bisogna vedere come sono distribuite queste masse, quanto sono allargate o strette, quindi la quantità di massa e la sua distribuzione che sta ruotando. Quantità di moto, massa in movimento lineare. Momento angolare, una distribuzione di masse in rotazione. Dunque, quando diciamo che un corpo rigido ha un grande momento angolare, immaginiamo un corpo rigido dotato di masse importanti, ben distanziate tra loro, quindi una distribuzione molto allargata di queste masse e che sta in rapida rotazione angolare.